Volto. Dicevamo una stagione molto ricca di eventi sia alla guida della società anche alla guida tecnica, perché il presidente inizialmente era Michelangelo Alfano, poi subentrò come responsabile unico Emanuela Liotta, poi ci fu l'avvicendamento con Giuseppe Mondello, quindi tornò ad essere presidente Lamberto Sapone, questo era riconoscibile, Maglio, Santuccio, difensore arrivato dal Siracusa, erano i tempi di Giampiero Alivernini, di Francesco Anellino che era già il portiere del Messina, c'erano anche giovani interessanti come Aversa, ma erano i tempi di Massimo Colaprete, Graziano Giangeri, Walter Giobbio, Gianclaudio Iannucci, Leonardo Lenoci, Agostino Maglia appunto, Franco Marescalco, Francesco Massaro, Franco Mondello, un giovanissimo Niccolò Napoli, insomma un organico di primissimo livello per tentare la scalata alla Serie C2. Questo era il terzo portiere, tale Nicolosi, proveniva dalla Primavera, è stato aggregato alla prima squadra, allenatore dei portieri in questo frangente era il compianto Gianni Bonetti, invece era Rulli, se non ricordo male, infatti, sì, è proprio lui. E, insomma, una stagione che non nacque sotto i migliori auspici, perché insomma, i risultati non arrivarono. Alfredo Ballarò alla decima giornata venne sostituito da Gennaro Rambone, e poi subentrò anche Gianni Bonetti, una breve parentesi, quindi fu richiamato lo stesso Alfredo Ballarò, che guidò il Messina fino al termine della stagione, un Messina che si piazzò al settimo posto, ma comunque in quella stagione, vedete, riconoscibile Colaprete, certo non era un ritiro dei tempi moderni, le attrezzature erano quelle che erano, il terreno di gioco era discreto, insomma, la località anche questa, insomma, sufficiente per una preparazione di una squadra di Serie C2, l'abbigliamento un po' meno, certo là si poteva soltanto giocare allenarsi e distrarsi pochissimo. Questo è un momento che ci fa vedere quell'organico, quella squadra a tavola, belle bistecche e contorno, insomma. Non erano proprio a dieta i calciatori del Messina in quell'estate del 1900.